La presente nuova edizione degli scritti politici di Rosmini, quale verrà omaggiata fra poco ai partecipanti di questo corso, è un'iniziativa congiunta della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa. Sarebbe stato nostro desiderio che a presentarla vi fosse di persona il Presidente della Fondazione, dottor Andrea Comba, o comunque il consigliere don Marco Maierna, che ha fatto da mediatore. Ma purtroppo circostanze impreviste non hanno permesso ad entrambi di rendersi disponibili, per cui hanno pregato me di provvedere, e io lo farò in un 5 minuti circa. L'iniziativa è nata dal desiderio comune di fare qualcosa di concreto e di durevole per ricordare il 150° dell'Unità d'Italia. Abbiamo scelto la figura di Rosmini per tante ragioni. La prima è che Rosmini si sentiva un figlio adottivo del Piemonte, quindi del territorio entro il quale principalmente operano sia la Fondazione sia il Centro Rosminiano. La seconda è lo spessore dell'autore di questi scritti. Rosmini, infatti, come ci ha sempre ricordato l'amico presidente e senatore Francesco Cossiga, scomparso in questi giorni, è un protagonista del Risorgimento. Egli, in particolare, insieme ad Alessandro Manzoni, ma anche a Massimo D'Azeglio, Silvio Pellico, Ruggero Bonghi, Cesare Cantù, eccetera, è il padre nobile di quel movimento politico moderato che fu il cattolicesimo liberale e che continuerà ad alimentare la politica italiana attraverso varie figure storiche quali Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi, Giuseppe Capograssi, Dossetti, eccetera. La terza è che proprio con questi scritti Rosmini ha la possibilità di confrontarsi non più solo sul piano teorico delle idee, ma sul terreno del vissuto politico, con tutte le vibrazioni ed i fermenti passionali che si mettono di mezzo quando dalle idee universali si passa alla complessità e opacità dei particolari. Delle opere di Rosmini abbiamo scelto gli scritti a carattere giornalistico, quelli destinati ad un vasto pubblico. Sono le pagine più facili perché i principi filosofici sui quali vengono fondate le ragioni del tema di volta in volta discusso non sono dimostrati ma solo enunciati. Rimangono sul fondo lasciando al lettore la libertà di andare ad approfondirli in altre opere. Gli scritti politici quindi possono essere letti e capiti da tutti. I temi trattati in questi scritti sono temi del momento storico: Unità d'Italia, spirito delle nuove Costituzioni, confederazione che converga verso l'Unione o confederazione di repubbliche autonome, accordo da raggiungere col coinvolgimento dei soli principi o dei soli popoli o di tutte le componenti, unità per confederazione o unità per annessione, eccetera. In particolare vengono esaminati i temi allora caldi del rapporto Stato-Chiesa in Piemonte, politicamente rinnovato tramite la concessione dello Statuto Albertino, che poi diventerà la Carta Costituzionale della Nuova Italia. Queste pagine parlano quindi delle passioni del tempo, soprattutto dei pregiudizi che ergono mura ideologiche da una parte e dall'altra e impediscono l'unica cosa necessaria in questi momenti, cioè un dialogo sereno, sincero, teso al bene comune. Sullo sfondo rimane il problema di sempre, problema che è anche quello di oggi, cioè che cosa deve fare uno Stato che voglia veramente riconoscere il diritto di libertà ai cittadini e alla Chiesa? La risposta di Rosmini è chiara per quanto riguarda la Chiesa, ma c'è anche la risposta per i cittadini. Il punto ideale da tenere presente in ogni questione privata è il seguente. La Chiesa chiede principalmente di essere libera.
cioè di non essere ostacolata nella sua missione evangelizzatrice. Non chiede altro. In altre parole, essa non è interessata a privilegi o a protezioni di vario genere, ma chiede soltanto che le vengano tolti i ceppi statali che la soffocano e le intralciano il cammino, e che sia libera e interesse, altra questione che risalta, non solo della Chiesa, ma anche dei singoli Stati. Cioè, Rosmini in queste scritte dice agli Stati: se voi soffocate la Chiesa o la controllate con l'idea di proteggerla, eccetera, la Chiesa non vi servirà a nulla. La Chiesa vi servirà e farà del bene ai cittadini se la lasciate libera di essere Chiesa, fedele al suo Vangelo. Sembrerebbe un concetto elementare, come lo sono le parole libertà, fraternità, uguaglianza, sembrerebbe che sulla carta nessuno pensi di negarle questa libertà, ma se si passa dal piano dell'enunciazione teorica a quello del vissuto, ci si accorge che non è stato così nel passato e non era così nei nuovi stati costituzionali. Buona parte degli scritti politici che presentiamo vanno proprio a cercare le ragioni del fatto che la Chiesa è costretta ad avanzare fra ceppi che la fanno soffrire e le intralciano il cammino. In particolare, le leggi antiecclesiastiche piemontesi, che erano in progetto e che diventeranno presto leggi approvate dalla Camera, continuano su un piano nuovo il desiderio dei regimi assoluti di voler legiferare a nome della Chiesa, di volerla controllare sotto la maschera della libertà. Il lettore, infine, dalla lettura di questi scritti, si accorgerà che se non proprio i temi di allora, lo spirito pregiudiziale di uno Stato che non sa riconoscere i propri limiti e si spinge a violare diritti altrui continua a serpeggiare anche oggi. Abbiamo dato ampio risalto al tema delle leggi civili sul matrimonio dei cattolici perché ci pare che questo problema in Italia sia ben lontano dall'aver trovato una soluzione soddisfacente. Il pensiero di Rosmini al riguardo è coerente e vi dico solo il nucleo centrale. L'istituzione matrimoniale storicamente nasce, cresce e si mantiene vigorosa solo entro la zona del sacro. Una volta che essa viene abbandonata totalmente nelle mani dei legislatori, una volta che l'istituzione matrimoniale esce dalla zona del sacro in cui e che le è connaturale, finisce col perdere progressivamente ogni dignità ed ogni valore. Di questo passo verranno tempi, dirà Rosmini, nei quali la gente si chiederà: che bisogno c'è di andare dal sindaco per sposarsi? Basta convivere. Lui lo diceva come una cosa che sarebbe arrivata. Noi oggi gli diciamo: bravo, hai indovinato, anche questa era una verità coerente, perché fuori dal sacro le passioni, le politiche che cambiano, gli umori, le civiltà, le debolezze stesse delle passioni umane non riescono a tenere questo piccolo gioiello, tesoro fermo. E solo dei valori etici e spirituali, e se cresce dentro questi valori, e le fa mantenere tutta la dignità e tutta la ricchezza. Così ci accorgeremo dagli scritti di Rosmini come il matrimonio passa da una realtà ricchissima di significati e di valori a una povertà miserabile come è diventata oggi, cioè una cosa da nessuna stima più e da nessuna quasi valore. Sono proprio queste proiezioni in avanti che rendono interessante la lettura degli scritti politici. Noi oggi li mettiamo volentieri a disposizione dei partecipanti con l'augurio che li leggano e vi riflettano.
Il dialogo della nostra intelligenza con quella di un pensatore di razza come Rosmini non potrà non risultare fecondo. Grazie.